Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Domani, che sarà appunto martedì 12 luglio, parto per il mare, andrò a Chiavari con mia mamma per circa una decina di giorni. Appunto, ho pensato di registrarvi questo video, dovevo farvi vedere un attimino cosa metto nella mia valigia per andare al mare, quindi un attimino un pack with me. Poi volevo anche fare un piccolo vlog della mia partenza, di questo piccolo viaggio che faremo io e mia mamma per andare al mare. Oggi appunto è lunedì 11, quindi il giorno prima della partenza, sono circa le 6:30 di sera. Adesso inizierò a preparare le valigie. Direi subito di cominciare con i pack with me di questo video. Per quanto riguarda quindi la parte pack with me di questo video, ho sistemato un attimino tutte le cose che voglio portarmi al mare sul mio letto, quindi tutte le cose che andrò a mettere nella valigia. Adesso ve le faccio vedere piano piano, quindi partendo dai top, pantaloncini, accessori, costumi, queste cose qua ve le faccio vedere tutte. Partendo quindi dai top che mi porterò con me al mare, adesso ve li faccio vedere super super velocemente perché alla fine sono i miei soliti top estivi. Con me mi porto anche queste tre magliette oversize. Al mare sono super super comode, adesso ve le faccio vedere meglio. Ora vi faccio vedere invece i pantaloncini che mi porto al mare perché senza questi non si va da nessuna parte. Questi qua non ve li avevo mai fatti vedere, li ho presi l'altro giorno ad un mercatino, sono super super carini. Anche questi qua non ve li avevo mai fatti vedere, sono dei pantaloncini da ciclista che ho preso l'anno scorso da The Zenith. Infine, per quanto riguarda il sotto, porto con me anche questa gonna qua super super bella che ho preso da Subdued l'altro giorno, la adoro. Per concludere, tra gli altri vestiti che mi porto al mare c'è appunto anche questa tuta. Molto probabilmente questa tuta la andrò ad abbinare con questa camicia qua, semplice bianca, quindi mi porto anche questa. L'abbino anche ad altri top e altri outfit. Dimenticavo, con me mi porto anche questo vestito da sera e magari lo utilizzerò anche per andare in discoteca. Non so se al mare andrò in discoteca, però per sicurezza me lo porto. Ovviamente andando al mare mi porto anche dei costumi. Adesso vi faccio vedere quelli che mi porto con me. L'altro giorno sono andata a fare shopping, ho preso un po' di costumi nuovi. Questo qua arancione l'ho preso da The Zenith. Mi piacciono un sacco come sono fatte le mutande. Il sotto l'ho preso quest'anno da The Zenith e sono abbastanza vita alta, mentre il sopra l'avevo preso l'anno scorso da Yamamay, anche questo super carino. Per quanto riguarda le borse che mi porterò con me al mare, la prima è questa qua che l'ho presa da Urban Outfitters l'altro giorno. E qua metterò dentro tutte le cose, quindi per la spiaggia, quindi teli, eccetera. Per uscire la sera mi porto questa borsetta qua che è quella che si abbina più o meno a tutto. Per quanto riguarda gli accessori, mi porto un po' di cose random, adesso vi faccio vedere bene. Occhiali da sole, hair clip, maschera per nuotare sott'acqua, bastone per i selfie, per registrarvi video, questo contenitore per poter mettere il telefono sott'acqua, sempre per registrarvi video su YouTube, non vedo l'ora. Per finire mi porto con me questo libro da leggere, La casa senza ricordi, sono andata oggi a prenderlo in biblioteca, così almeno qualcosa che mi tiene occupato mentre sono in spiaggia. Valigiare tutto, però ho sistemato tutte le mie cose sul letto in questo modo, i top e i costumi in questi tre sacchettini di Shein e poi tutte le altre cose le ho arrotolate in questo modo. Super super comodo per poi metterle in valigia. Questa
questa è la valigia, quindi piena, quasi pronta. Qua dentro mi resta ancora un po' di spazio dove devo mettere altre cosine che ancora stasera e domani mattina andrò ad utilizzare. Quindi penso che finirò di fare la valigia definitivamente domani mattina. Buongiorno, è lunedì mattina, sono circa le 10:10, noi abbiamo il treno circa all'1 per Chiavari, quindi ho un po' di tempo ancora per finire di prepararmi. Adesso, come vedete, sono nel mio bagno perché sto un attimino vedendo quali prodotti della skincare portarmi al mare e anche quali trucchi per il make-up. Adesso vi faccio vedere bene cosa porto. Cominciamo dalla skincare. Per cominciare mi porto questa mousse detergente, poi l'acqua micellare struccante e la crema viso. Per finire, per quanto riguarda la skincare, mi porto anche questi discretti struccanti che tra l'altro stanno per finire, per cui dovrò prendere una confezione nuova che utilizzo per applicare l'acqua micellare. Per quanto riguarda invece il make-up, mi porto questi due lucida labbra, questo qua che è colorato rosa, super super bello, che di solito utilizzo per uscire la sera. E poi questo qua che è più semplice, semplicemente per idratare le labbra. Piegaciglia che non può mai mancare. Ultima cosa, questo gel che utilizzo per le sopracciglia e anche per le ciglia. Valigia pronta, mi sono anche cambiata per uscire di casa, infatti adesso sono le 12 e tra poco appunto andremo in stazione per prendere il treno che è all'1. Vi faccio vedere un attimino anche l'outfit che indosso per fare questo viaggetto fino a Chiavari, che secondo me è molto molto carino. Siamo in stazione, non so se sentirete qualcosa perché di sottofondo c'è tipo l'autoparlante che parla. Comunque siamo arrivate con un bel po' di anticipo, circa mezz'oretta. Adesso stiamo aspettando che su quel tabellone lì esca il numero del binario del treno. Poi andremo sul treno. Questa è la situa. Siamo sul treno, io ho il posto di fianco al finestrino, mia mamma invece è di fronte a me. Sarà un viaggio di circa 2 ore e mezza, quindi penso che ascolterò musica, magari inizio anche a leggere il mio libro. Yeah! Siamo arrivati a Chiavari, eccoci. Io personalmente sono un po' stanca dopo tutte le ore di treno, anche se non erano tantissime. Adesso passiamo a mettere le valigie nell'appartamento e poi penso che andremo a fare il bagno. E poi stasera penso che andremo anche a fare la spesa perché non abbiamo nulla da mangiare. Questo è il programma, sono felice.